di rovesciata in rovesciata. Un ponte sembra un'iga e Minchino Neri e Davide Moscardelli. Due epoche diverse, due partite che non hanno niente in comune, eppure, proprio ad un paio di mesi in cui quella mitica rovesciata era stata rievocata da Arezzo Fiere, il capitano di oggi, Davide Moscardelli, riacciuffa per i capelli un Arezzo andato sotto a Prato con un gesto straordinario e che raramente si vede sui campi della Lega Pro. Una gemma che resterà indimenticabile forse non tanto come quella di Menchino, ma di certo gli oltre 200 tifosi amaranto presenti a Prato se la ricorderanno a lungo. Anche perché poi il Mosca, 5 minuti dopo, strappa l'Arezzo da quella che sarebbe stata una serata un po' scialba, gettandolo nell'entusiasmo puro. Altro gol, meno bello ed eclatante, ma pesante davvero tanto per la classifica. L'Arezzo, che non vinceva in trasferta dalla sfida di Carrara di settembre, porta a casa 3 punti che con il contemporaneo pareggio di Livorno e la sconfitta della Cremonese a Lucca portano l'Arezzo al terzo posto solitario e a meno 4 dalla seconda posizione. Quella rovesciata sa tanto di scintilla e teletrasporto verso lidi e sogni più prestigiosi che potrebbero divenire ancora più realtà in caso di vittoria domenica sera al Comunale contro una Viterbese in crisi.